Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata. Ho appena acquistato un nuovo bracciale per questo Seiko che è un Sarber 035, di cui insomma vi parlerò tra poco. Prima di parlarvi di questo bracciale dell'orologio, volevo farvi vedere quest'altro Seiko che è un 6309 ed è appunto un sub. Che sto indossando oggi. Allora, per quanto riguarda questo specifico Sarber 035, c'era anche lo 033 che era quello nero, se non vado errato. Questo è un orologio che non è mai stato possibile acquistarlo sul territorio italiano, insomma, perché era un orologio che era destinato soltanto al mercato interno, cioè al mercato quello giapponese, per cui se lo si voleva comprare circa, insomma, fino a, io credo, 6-7 anni fa, lo si poteva acquistare appunto tramite un negozio su eBay, lo si trovava, oppure sul sito appunto di questi negozi che te lo spedivano dal Giappone. Tutti ci si chiedeva come mai un orologio, cioè questi orologi non arrivassero sul nostro mercato. Non abbiamo mai capito le motivazioni. Peraltro anche il Seiko Alpinist, questo Sarber 017, ecco, anche questo faceva parte della stessa famiglia Sarber. Anche questo non lo si poteva acquistare in Italia. Chiaramente oggi la situazione è notevolmente cambiata. Oggi il Sarbe, non questo qui, ma insomma quello dopo è possibile acquistarlo, quindi lo si trova nei negozi. Mentre invece questo Sarbe 033 e lo 035 non è mai arrivato. Cioè non è mai arrivato sul nostro territorio, quindi sul mercato nostro, nei nostri negozi. E questo ritengo che sia un grosso peccato, perché l'orologio usciva con un prezzo molto interessante. Averlo in Italia si poteva avere per meno di 400 euro, considerate insomma le spese di importazione e le spese di viaggio, per cui chiaramente cioè in Giappone questo qui secondo me lo si comprava a circa, insomma, 200 euro, ecco. Quindi, anche, insomma, potete vedere, ecco, le finiture che c'aveva. Guardate la cassa, la satinatura nella parte superiore, poi c'è la lucidatura nella parte laterale, c'è una serigrafia sulla corona. L'orologio è fatto veramente bene. A me è un orologio che è sempre piaciuto, e poi c'aveva quel movimento che è il 6R15, che era un 6R, che era all'epoca c'era il 7S26, per cui fu un upgrade notevole, perché c'aveva il fermo macchina che appunto serve a pochissimo, ma la ricarica manuale. E poi avevano aumentato la riserva di carica, che credo questo qui ci avesse 50 ore di riserva di carica. Oltretutto anche le componenti dovevano essere di miglior qualità. Ora, il problema che ci ha sempre avuto questo Sarbe 033 o 035 è stato il bracciale. Non che il bracciale fosse brutto, anzi, era un Oyster, però aveva il problema che la clasp non era come questa qui, che ha delle tre micro regolazioni, ma era come questa qua, che ce n'ha praticamente due micro regolazioni. Quindi vi ritrovavate l'orologio o che girava, che ve lo ritrovavate sempre da questa parte qua, oppure troppo stretto. Insomma, era un orologio che veramente si faceva fatica a portare, e io, insomma, diciamo così, l'ho sempre indossato abbinato con un cinturino in pelle. Ma ho sempre
appena c'è stata la possibilità, pensato di comprare un bracciale aftermarket. Nello specifico questo qui è quello di, ora si chiama Ankle Strap, una volta si chiamava Ankle Seiko perché produceva bracciali che erano destinati solamente a Seiko, oggi Ankle Strap perché appunto produce bracciali anche per altri brand. Ora, i bracciali destinati appunto al Sarbe 033 o 035 sono molti a questo punto e c'è un Oyster, però non sono andato verso l'Oyster perché diciamo che lo si vede molto spesso abbinato con il Rolex Datejust e insomma non volevo che l'orologio assomigliasse ecco, al Rolex Datejust, insomma, credo che abbia una sua identità e sia un orologio molto simile anche come caratteristiche, come il fatto insomma che ci abbia la data, il datario e anche nelle misure molto simile sicuramente a quel genere del Rolex Datejust, però volevo che fosse qualcosa di diverso. Poi c'è quello che loro chiamano il Lincoln Bracelet, che sarebbe un President, ma anche quello comunque è legato al Datejust o insomma al Day Date in particolare, quindi più che altro al Day Date è legato al Rolex Day Date, quindi anche lì cioè, non volevo appunto tornare su Rolex. Poi c'è un bracciale che è chicchi di riso, però il chicchi di riso che a me piace, come bracciale, che credo che sia il primo che sia venuto fuori, che comunque ci sta benissimo, però ce l'avevo già su Doxa e quindi insomma forse sarei andato su quello che loro chiamano Senator Bracelet, che poi sarebbe un Oyster, che sarebbe quello poi più, diciamo, affine, che era quello più vicino o simile all'originale, fino a che non ho notato che c'era anche la possibilità di comprare quello che loro chiamano The Continental. Quindi sono andato a vedere questo, che sarebbe poi questo qui. Questo qui sarebbe il bracciale Continental. C'ha appunto, vedete che la chiusura è lavorata, non è appunto stampata, ma anche l'originale è così. La qualità, diciamo che potrei dire che è uguale, ecco, insomma, quella del bracciale originale. Però appunto c'ha questo discorso e quando leggo appunto da dove deriva, ecco, da dove derivi questa l'ispirazione per questo bracciale, scopro che c'è stato prima del Sarbe 015, sempre destinato al mercato giapponese un orologio molto simile a questo, che è la sigla è SCVS 001 e lo 003, che appunto uno è bianco e quello e uno è ne e uno è il nero. Quello bianco però c'ha come diversità rispetto a questo qua, c'ha delle scritte invece che automatic, è scritto con questi caratteri, c'ha degli altri caratteri e poi sotto c'è scritto DualShock 25 Joules, mentre invece anche questo qui c'è scritto 25 Joules, però non c'è scritto DualShock. E qui c'è scritto automatic in corsivo, che a me non è che mi abbia mai fatto impazzire. E poi questo bianco è più un crema, poi insomma, ve lo andate a vedere, appunto la sigla è quella lì e gli indici sono, comprese le sfere, sono dorati. Ecco, al di là di questo, anche il movimento è il 6R15, quindi l'orologio è praticamente identico a questo qua, al Sarbe 033-035. Credo anche che i due orologi siano stati prodotti a un certo punto anche insieme, perché ho visto, per esempio, questo qui, ho visto che è stato assemblato nel 2015 e ho visto che ci sono tanti invece di questi qua, SCVS 001, che sono stati assemblati nello stesso periodo. Quindi probabilmente questo qui veniva prima, è stato fatto prima.
sono passati a questo qua, non so bene dirvi le motivazioni, che è un orologio che poi ha avuto successo anche all'estero, molto successo all'estero, e quello che cambiava era appunto il bracciale. Ecco, io ho voluto comprare questo bracciale aftermarket che riprendesse quello, che riprendesse, diciamo così, il design, che fosse ispirato comunque a un orologio che comunque è della Seiko, quindi fa parte, diciamo così, dell'heritage che c'ha questo il marchio. Quindi era qualcosa che, insomma, si andava, insomma, a cogliere, che si andava a ripescare da quello che è la storia, insomma, da quello che sono i design tipici di Seiko, sebbene fosse un orologio che era destinato soltanto al mercato interno. Quindi ecco, questo è l'orologio, c'è il fondello appunto a vista, 100 metri impermeabile. Questo secondo me è un grande orologio. Qualcuno di voi oggi mi chiederà se c'è un orologio che ha preso la posizione, insomma, che può essere utilizzato, che può essere acquistato al posto di questo. Ecco, io vi posso dire che oggi come oggi l'orologio che credo sia più simile a questo sia il Seiko 5 Sports. Ora, le misure sono abbastanza simili, è un pochino più piccolino. Ora, questo so che è 37 mm, e questo qua è un pochino più piccolo, insomma. Quindi non è che prende proprio la posizione, però, insomma, il genere di orologio è qualcosa di molto molto simile. Poi il bracciale che ha questo Seiko 5 Sports è un bracciale che secondo me è fatto molto, è mo molto bene. Quindi il genere, ecco, il genere di orologio è quello lì. Questo aveva il vetro zafiro, mentre invece credo che questo ci abbia l'Arlex, però non sono neanche tanto sicuro. Comunque poco cambia, insomma, sono tra l'altro orologi che sono anche orologi, insomma, sportivi ma eleganti, per cui non cambia molto. Da un punto di vista così delle finiture, il Sarber resta superiore, però, perché come potete vedere, insomma, la cassa è più lavorata. Poi c'è la serigrafia sulla corona, qua, non, qua sì, c'è la parte superiore satinata, la parte laterale che è lucida, però non, diciamo, non arriviamo, ecco, al livello del Sarber 035. E poi c'è il discorso del movimento, ma insomma, questo poi monta il 4R36, che poi il 4R36 deriverebbe dal 6R15, cioè deriva da questo qua, perché appunto hanno fatto quel giro. Poi alla fine ci avrà un po' meno di riserva di carica, ma insomma il movimento è quello lì. Infatti, se li guardate tutte e due dietro, cioè praticamente dal fondello, cioè scoprite che cioè, il movimento fondamentalmente è quello. Poi cambieranno, ecco, determinate parti. Sicuramente nel 6R15 saranno delle componenti magari di miglior qualità, però insomma, alla fine l'orologio rimane quello lì. A questo punto io vi saluto. Come sempre, se vi è piaciuto il video, mettete un like, se lo ritenete opportuno iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!